Buonasera a tutti telespettatori di TRC, ascoltatori di Radio Nettuno, da Andrea Tedeschi. Le immagini le vedete subito, non potevamo partire in maniera migliore nel ritrovare la Fortitudo nel suo paladozza con il mega bandierone della Fossa dei Leoni che occupa tutta la curva Schul per risalutare i propri beniamini, quello che a tutti gli effetti è il primo appuntamento casalingo di stagione. Paladozza, un paladozza che sarà sempre, anche quest'anno, esaurito in ogni ordine di posto per le gare casalinghe di una Consult Invest che ha bisogno e desiderio di riscattare la sconfitta netta patita domenica scorsa in quel di Trieste nel primo vero big match di stagione. Trieste che ha vinto anche ieri mantenendosi a punteggio pieno dopo 6 giornate nella partita contro Ravenna. La Fortitudo vuole rispondere da par suo, per farlo dovrà battere Verona, una squadra sempre difficile da affrontare, sempre allenata da Luca Dalmonte ma totalmente rivoluzionata. È rimasto soltanto Leonardo Totè rispetto alla squadra che ad esempio l'anno scorso venne a vincere in maniera molto autorevole al Paladozza la seconda giornata di campionato. Si ritorna al Paladozza, il piacere di ritrovare il Madison di Piazza Zarita, l'inquadratura per Matteo Bonicioli, la sua concentrazione pre-match e il piacere ovviamente di ritrovare coach Massimo Magri. Ciao Massimo. Ciao Andrea e buonasera a tutti. Massimo, un po' inusuale iniziare, no, alla 6ª giornata di campionato con il nostro commento di una partita casalinga vera e propria della Fortitudo che ha ben fatto nelle 2 gare giocate a Rimini. Si può dire però, come ha sempre sostenuto Matteo Bonicioli, che una stagione fatta di snodi. Quello di Trieste può essere stato sicuramente uno snodo, il ripartire dopo la prima sconfitta anche netta stagionale può esserne un altro importante. Allora intanto fammi dire finalmente a casa, perché esatto, questo era, diciamo, penso il desiderio di tutti. È chiaro che la partita di Trieste ha dato, diciamo così, una risposta abbastanza importante, cioè al momento Trieste è la squadra da battere, come lo è Casale Monferrato nell'altro girone, visto che ci saranno anche degli incroci a fine campionato. Chiaramente sono partite che ovviamente danno delle risposte importanti. In questo momento credo che Bonicioli abbia anche inquadrato bene quali sono le problematiche su cui lavorare, perché ovviamente bisogna cercare di chiudere questo gap rispetto a Trieste. Non è detto che Trieste alla fine del campionato giocherà su questi livelli, però si è presentata veramente come la squadra da battere in questo momento, quindi ci sarà molto da lavorare e, diciamo, il tempo gioca ovviamente a favore. Oggi si entra nel vero clima del campionato, probabilmente un po' per tutti, perché ovviamente giocando in casa il clima è diverso, l'atmosfera è diversa e quindi sicuramente qui assaporeremo veramente l'inizio del campionato vero e proprio. Assenze importanti per la Fortitudo non ci sono: Matteo Chillo e Robert Fulz, non c'è Maganza nelle fila dei veronesi, recuperato Daniele Cinciarini, presente davvero di grande prestigio oggi al Palasport di Piazza Azzarita. La Fortitudo accoglie Joy Saputo. Joy Saputo partirà domattina alla volta del Canada. Eccolo qui assieme al presidente Cristian Pavani. Alla destra di Joy Saputo c'è anche l'amministratore delegato rossoblù, ma lui è una presenza, mi viene da dire, quasi fissa, Claudio Fenucci. Beh, insomma, davvero bello, c'è anche il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti, presidente onorario della fondazione. Davvero molto bello poter contare, non voglio dire sul sostegno, ma sulla presenza di Joy Saputo. È la prima volta che lo vediamo ad una partita di basket, ad una partita della Fortitudo. Beh, certamente lui è probabile che, diciamo, fra Canada e Stati Uniti abbia visto anche degli spettacoli di più alto livello, ma forse non è detto che abbia incontrato l'atmosfera che c'è in questo palazzetto, esatto. Quindi speriamo che si appassioni e che torni ancora. Sì, assolutamente sì, quintetti in campo e allora si parte agli ordini degli arbitri che sono Mauro Moretti, inquadrato in questo momento invece era Marco Pierantozzi e poi Antonio Bartolomeo. Il primo possesso è per Verona, andiamo subito naturalmente a vedere i quintetti, palleggia Mattia Palermo, poi col numero 15 c'è Curtis Nuovocia, nome sicuramente non semplice da pronunciare, mi scusi in anticipo se non dovessi farlo in maniera corretta per tutta la serata. Intanto Green va subito a realizzare i primi 2 punti con un morbido layup da centro area, 2-0 per Latte Zenis che inizia difendendo a uomo contro la Fortitudo che è in campo con McKay, Pini, Amici, Mancinelli ed Alex Legion. Stefano Mancinelli va ad appoggiare
dare i primi due punti per la Fortitudo. Il capitano si carica subito sulle spalle la squadra e lancia un bel messaggio. Sì, c'è stato un cambio con un esterno, quindi c'era una situazione di mismatch favorevole, l'ha sfruttata molto bene nonostante l'aiuto dal lato debole dell'altro straniero di Verona. Jones punta Amici, si arresta dai 6 metri, va al tiro e va a realizzare un pregevole canestro. Attacchi sicuramente prolifici in questo primo minuto di partita, 4-2 per la Tezenis. Giocati 60 secondi, Demetri Nechemi va ad appoggiare ma sbaglia, tanti minuti sono previsti ovviamente per lui. Giovanni Pini conquista rimbalzo d'attacco, il famoso lavoro sporco e oscuro di Giovanni Pini, prende questa palla che vagava lì nel nulla e l'appoggia al vetro per realizzare il 4 pari. 80 secondi giocati, la penetrazione, il primo fallo della partita fischiato da Pier Antozia, da Alex Legion, fallo su Green che è in campo assieme a Palermo, Pieric, Jones e Nuovocha. Primo fallo della partita, rimessa per Verona proprio davanti alla panchina dove siede Luca Dalmonte, 54enne nativo di Imola, 4 anni da vice in Fortitudo, dal 1993 al 1997. L'errore al tiro da parte di Palermo, può ripartire la Consultinvest con Amici. Dalmonte che vanta nel suo palmarès anche il derby vinto da capo allenatore dopo l'esonero di Sergio Scariolo, fu la sua unica partita da capo allenatore. Beh, insomma, niente male come score e come palmarès. Intanto quello non glielo toglie nessuno. Nessuno, quindi... assolutamente. Esatto. Palla persa ora dalla Fortitudo e quindi riparte Verona, 8-16 alla prima sirena. Palla per Green, la penetrazione, si arresta, va al tiro sulla faccia di Legion, va a sbagliare, salta Nuovocha ma conquista Pini. Nechemi supera la metà campo, il blocco dello stesso Pini, Mancinelli si butta dentro, 1-2, appoggia al vetro, va a sbagliare ma c'è ancora Pini, il tocco di Pieric, palla sul fondo, rimessa Fortitudo, bravo Pini sempre a seguire l'imbalzo d'attacco dopo che le rotazioni difensive di Verona. Sì, lui ha questa qualità, sa sfruttare molto bene i secondi tiri, segue sempre il rimbalzo approfittando degli aiuti difensivi, quindi con poco taglia fuori dalla difesa e quindi può anche lavorare molto bene il rimbalzo offensivo. Segna Mancinelli il quarto punto della sua partita, Pini che tra l'altro è un ex, avendo giocato a Verona l'anno scorso, a 5,3 punti di media partita. Buona difesa della Fortitudo e dopo i primi due possessi andati a buon fine per Verona arrivano 2 minuti di errori, 6-4 e palla in mano per la Fortitudo. Nechemi per Legion che deve riscattare una prova opaca in quel di Trieste. Mancinelli spalla canestro contro Pieric, serve Pini che va a subire il fallo, avrà due tiri liberi. Gran palla di Mancinelli su Pini perché l'ha visto all'ultimo momento, gli ha dato un passaggio precisissimo e questi due tiri liberi sono merito suo. Due tiri liberi quindi per Giovanni Pini sul primo fallo della partita fischiato a Simone Pieris per quello che riguarda Verona, naturalmente 7-27 alla fine del primo quarto. Pini in unetta con due tiri liberi, Verona che viene dal successo per 86-70 contro Mantova grazie soprattutto ai 22 punti di Philip Green e 15 di Jamal Jones. Pini realizza il primo tiro libero sull'asse Mancinelli-Pini, si fonda la Fortitudo nei suoi primi 2 minuti e mezzo di gara. Sì, molti palloni sotto a Mancinelli, evidentemente una scelta tattica precisa. Bonizzoli avrà studiato con attenzione i punti deboli della difesa di Verona e quindi è chiaro che adesso sta puntando molto su Mancinelli, ma ovviamente lungo l'arco della partita ci saranno anche altre soluzioni più magari spostate sugli esterni. Parziale aperto di 6-0 per la Consultinvest che conduce 8-4. Palla per Jones, la tripla sbagliata senza tanto ritmo Verona. Buona difesa di Amici anche. Sì, assolutamente Amici. Ma d'altronde Matteo Bonicioli continua a chiedere sempre anche grande lavoro difensivo ai suoi giocatori, con Legion che sbaglia, poi conquista il rimbalzo d'attacco, l'ultimo tocco è della difesa, deve ovviamente, vuole entrare subito in partita anche il 29enne nativo di Detroit perché la Fortitudo non può prescindere anche dal suo porto realizzativo. Comunque diciamo che Fortitudo in questo momento ha messo in difficoltà Verona con situazioni di uno contro uno sia sui lunghi sia sugli esterni. Ecco, Verona fatica un pochino a tenere queste penetrazioni, adesso si è chiusa dentro ma evidentemente non c'è ancora una misura difensiva di Verona sulla Fortitudo. La tripla di Alex Legion, applaude anche Joy Saputo per l'11-4 della Fortitudo, perde un altro pallone Verona, non può esimersi dal chiamare timeout
coach Luca Dalmonte, 9-0 di parziale, time out Dalmonte, subito fortitudo in partita e subito coach Massimo Magri, paladotto in partita. Sì, probabilmente anche Verona sente un po' questo, diciamo, questo campo che lo soffre un pochino come inizio, perché è un campo anche che incute timore a volte. Ho visto che Dalmonte se l'è preso un po' col playmaker, col suo playmaker, evidentemente non ha eseguito a dovere i compiti che doveva fare, però la difesa della Fortitudo è molto concentrata, molto attenta, ha tenuto molto bene, a parte le prime due azioni, le situazioni di uno contro uno di Verona, quindi questo ha portato la squadra avversaria appunto a commettere degli errori, che facilita anche qualche soluzione in velocità della Fortitudo. Obiettivo molto chiaro per la Fortitudo, quello di tenere il più possibile a basso punteggio, lo ha dichiarato coach Stefano Comuzzo in sede di conferenza stampa di presentazione, di tenere a 65, massimo 70 punti, una squadra che d'abitudine, o meglio in media nelle prime 5 giornate, ha segnato più di 83 punti a partita. Al Paladosta ci si può riuscire ovviamente in maniera più semplice, l'inizio della Fortitudo in difesa è di quelli che lasciano ben sperare. Sì, beh, la difesa di Fortitudo stasera è partita molto bene, molto concentrata e comunque anche la distribuzione dei tiri è molto buona in attacco, quindi nessuno è innamorato della palla, quindi c'è una buona circolazione. Mancinelli, gioco ripreso, palla per Legion, si riapre il capitano che si gioca l'uno contro uno, spalle a canestro con Pieric, il raddoppio di non watch a costringere all'errore Mancinelli, ma c'è ancora Giovanni Pini, perché c'è sempre la rotazione difensiva su Mancinelli dal lato debole, quindi Pini non subisce mai taglia fuori difensivo e facilmente va a rimbalzo d'attacco. Palla ora della difesa, molto ben fatto anche questo tentativo da parte di Demetri Mechemi, che prova a incunearsi nel pertugio, subisce il fallo, è il secondo fallo di squadra nel quarto per Verona, quindi 9-0 di parziale che rimane sempre aperto e possesso di palla per la Fortitudo a 6 minuti e 5 secondi dalla fine del primo quarto. Ancora Pini, scarica nell'angolo per Amici che si prende la tripla sbagliata, lotta ancora ma questa volta non controlla, rimbalzo Pini, poi ancora Amici con grande generosità, alla fine Amici era già fuori dal campo, la rimessa è per Verona, però è questo intanto che viene molto apprezzato, e cioè la grande generosità da parte di Alessandro Amici, che qui già rischia il fallo tecnico, ma ripeto, lo rischia per un eccesso di generosità. Sì, perché lui reclamava il fatto che il giocatore di Verona fosse ancora in campo. È uscito con la palla, colpendo la palla con la coscia, però forse lui ha palleggiato già fuori dal campo. Palermo, palla per Pieric nell'angolo per Jones, Pieric si prende la tripla, la va molto a buona la difesa Fortitudo. Verona non riesce più a trovare il bersaglio da 4 minuti, Amici nell'angolo per Mancinelli, preferisce rifiatare, torna da Mechemi, 5:30 alla prima sirena, 11:04, comanda la Fortitudo, palla sotto per Pini, il grande assist di Alex Ligion per il 13:04, 11:0 di parziale aperto, la Fortitudo fa subito sul serio partendo sempre dalla metà campo difensiva. Palla per Jones, si butta dentro, va al tiro, va a sbagliare, ancora forzato, lotta e conquista Alex Ligion, che può provare a superare la metà campo, prepara sul cubo dei cambi anche Daniele Cinciarini, qui una forzatura. Sì, sì. La forzatura ora della Fortitudo con Palermo, Pieric, c'è anche Silver Bryan che sta per entrare in campo, difesa sempre individuale per i bianco-blu. Siamo entrati nella seconda metà del primo quarto, Palermo va al tiro, sbaglia ancora, solo maglia bianca a rimbalzo. Anche perché Verona non riesce a trovare un tiro pulito, sono sempre tiri molto sporcati dalla difesa, facile rimbalzo appunto della Fortitudo e poi la Fortitudo riesce anche a correre. Adesso Verona è calata anche come tensione difensiva, proprio subendo l'inerzia della Fortitudo che ha in mano la partita. Altra grande palla per Giovanni Pini che va a realizzare il suo ottavo punto, buona parte dei quali da dividere a metà con i suggerimenti dei suoi compagni di squadra, 15-4 per la Fortitudo, punteggio che in grafica andiamo ad aggiornare, 15-4 per la Fortitudo,
il punteggio a 4 minuti e 11 secondi dalla fine del primo quarto, il fallo della difesa, ma adesso il parziale massimo è di 13-0 aperto per la Consult Invest. Sì, la Verona non ha idee, non riesce a giocare praticamente, perché la difesa della Fortitudo toglie qualsiasi possibilità di un tiro aperto. Anche questo è un tiro sporcato, senza idee. Adesso c'è stato, diciamo, questo rimbalzo offensivo, però non ha soluzioni in questo momento Verona in attacco. Ancora un extra possesso per Verona e questo sicuramente non piace a Matteo Bonicioli, ma gli scaliseri veramente al momento non riescono a vedere il canestro dopo i due primi buoni possessi. 15-4, Verona secco da 5 minuti effettivi, gol per la Fortitudo che ha più 11 palle in mano. Amici, il blocco di Brian che si apre, palla difficile, l'ultimo tocco, palla difficile, passaggio lento e che come lettura era sbagliato. Esce Alessandro Amici, applaudito perché il suo lavoro, nonostante non abbia ancora trovato il bersaglio, lo sta facendo in maniera molto egregia. Beh, a livello difensivo è stato molto bravo. Eh sì, è campo per Lazzarini italiano, la difesa ora su Amato che è entrato con il numero 6, palla per Udom, Mattia Udom, anche lui da poco è entrato sul parquet, giocatore che Massimo Magri conosce molto bene, ma sbaglia anche Udom dalla lunga distanza, 3-15. Alla fine del primo quarto sta per entrare anche Luca Gandini, quintetti praticamente rivoluzionati rispetto all'inizio di gara. Ora rimane accoppiato Pieric su McKennie, che serve una bella palla per Lazzarini italiano che va ad appoggiare al vetro il 17-4 e allora si allarga 15-0 il parziale aperto per la Fortitudo. Amato sotto per la schiacciata di Jones, che interrompe un lunghissimo digiuno da parte di Verona. Bonicioli arrabbiatissimo perché lì le soluzioni sono due: o non fai ricevere il giocatore oppure lo mandi in lunetta. Sì, beh, diciamo che probabilmente a livello difensivo, essendo entrato dopo, non è ancora nei meccanismi del gioco e quindi ha subito questa situazione di pick and roll. 2:30 alla prima sirena, ha sbagliato McKennie la tripla, attacca nuovamente Verona che sotto di 11 lunghezze, Green si prende il tiro da due punti, pestava la linea e il time out adesso lo chiama Matteo Bonicioli sul 17-8 di punteggio, perché Massimo 15-0 di parziale per la Fortitudo, poi il 4-0 di Verona. Al corso della Fortitudo basta l'alza per volerci parlare sopra. Sì, anche perché c'è stata ovviamente una rotazione dalla panchina, allora sicuramente quelli che sono entrati non sono ancora entrati in partita completamente, non hanno la stessa intensità, serve qualche minuto e soprattutto la Fortitudo non deve dare la possibilità a Verona di pensare di poter recuperare. Bonicioli deve tenere alta la tensione, soprattutto l'aggressività difensiva, che è quella che ha prodotto poi anche situazioni favorevoli in attacco. 2:22 al termine del primo quarto, Fortitudo è ancora più 9, è in possesso di palla, rientro della squadra dal time out. Fortitudo che al suo prossimo impegno sarà attesa dal match del Palacatani di Faenza venerdì sera alle ore 21, naturalmente con diretta su TRC, saremo sul canale 185 del digitale terrestre, quello di TRC Sport, e come sempre anche in diretta radiofonica su Radio Nettuno, confermati media partner bianco-blu anche per questa stagione agonistica. Vediamo i quintetti con cui le squadre rientrano sul parquet. Cinciarini con nuovamente Alessandro Amici, poi Luca Gandini che fa il suo ingresso in campo, anche lui da ex come Giovanni Pini, Daniele Cinciarini abbiamo detto, Nazarene italiano e Silver Brian. Il pressing di Verona, approccio più aggressivo di Verona, vediamo se è solo per questa azione o se decidono di cambiare anche atteggiamento. Palla adesso per Alessandro Amici, individuale anche la difesa di Verona. Cinciarini si butta dentro, va a sbagliare, primo errore della partita per il rientrante Daniele Cinciarini, e quindi ultimi due minuti del primo quarto con Verona che torna a crederci ma subisce con Green la stoppata di Silver Brian.
supera la metà campo Amici, Cinciarini si butta sotto, pesta però la linea laterale sulla ricezione, forse un filo di involontaria sufficienza, ma non ovviamente nello specifico solo da parte di Cinciarini, ma questa è una brutta palla persa. Ma Verona non è velocissima a schierare la difesa, quindi questa è un'occasione persa, perché Cinciarini poteva benissimo andare ad apposare la palla al tabellone. 100 secondi alla fine del primo quarto, il fallo di Alessandro Amici, per lui è il primo, ci sono tre giocatori della Fortitudo gravati di un fallo, nello specifico sono Ligion, Amici e Demetri Mechemi, per Verona due giocatori con un fallo sono Palermo e Nuovocia. Palla per Amato, prova a spezzare il raddoppio di marcatura, il fallo questa volta è di Silver Bryan, primo fallo anche per il 36enne nativo della Dominica, e quindi gioco che riprende ancora con i 14 secondi per il possesso offensivo di Verona che vengono riciclati. 1:37 alla fine del primo quarto, c'è Gandini che anticipa sulla rimessa, serve Amici, Gandini si prende la tripla, un'azione da playmaker praticamente da esterno per Luca Gandini, Gandini però sbaglia, poi si lotta a rimbalzo e poi c'è il fallo per eccesso di generosità da parte della Fortitudo, che però manda in lunetta Verona perché il bonus è esaurito. Qui Gandini molto bene, poi il tiro non è andato a bersaglio e adesso invece bisognerà andare a rimbalzo dopo i due tiri liberi. Nazareno Italiano viene richiamato in panchina, rientra Alex Ligion. In lunetta dovrebbe andare, se ho visto bene, il numero 5 Jamal Jones, così è, giocatore che l'anno scorso conquistò il titolo di top scorer nel campionato finlandese. Due tiri liberi per lui. Si è un po' fermata adesso Massimo la Fortitudo, ovviamente c'è anche Verona che cerca di rientrare in partita, anche se Jones sbaglia il primo tiro libero, solo 8 punti concessi in 9 minuti agli ospiti. Allora, il problema principale per la Fortitudo è mantenere alta l'intensità difensiva, e non è facile ovviamente giocare sempre così, e ovviamente anche, come ho detto prima, le rotazioni hanno un po' rotto gli equilibri, perché il quintetto è partito molto molto bene, poi ovviamente nelle rotazioni questo può succedere, quindi però comunque la Fortitudo deve andare avanti in questo modo e può tenere in mano la partita. Sbaglia Cinciarini la tripla dopo il canestro di Udo, ma rimbalzo d'attacco dopo lo 0-2 liberi da parte di Jones, poi palla persa di Verona, transizione che vede un giocatore della Fortitudo rimanere contuso a terra e quindi gioco interrotto a 54 secondi dalla fine del primo quarto. C'è stato uno scontro Sembrato del tutto fortuito in fase di transizione. Sembra che sia Amici a terra, ma non mi vorrei sbagliare. Adesso sì, è Amici, viene... Ha preso un colpo alla cervicale. Sì, viene aiutato a risollevarsi. C'è stato uno scontro davvero fortuito, almeno così ci è sembrato. Assolutamente. Su due giocatori che stavano correndo verso la metà campo opposta. Sulla palla persa. Sì, esatto. Amici viene richiamato in panchina, il gioco è stato giustamente interrotto, bisogna anche naturalmente adesso provvedere ad asciugare il parquet. 15-0 quindi il parziale per la Fortitudo, interrotto dal 6-0 da parte di Verona, i cori della Fossa dei Leoni anche per Joy Saputo, che non se n'è però ancora accorto, anche perché siamo venuti fin qua per vedere Saputo segnare. Ecco, ora forse Fenucci glielo sta suggerendo. Davvero lo vediamo molto molto appassionato, segue con grande interesse le gesta della Fortitudo in una partita che ora sia un pochino complicata, anche se i bianco-blu mantengono 7 lunghezze di vantaggio dopo averne avute 13. Mechemi, bisogna andare al tiro, bella circolazione, Mancinelli la tripla, l'errore, peccato, tutto ben fatto tranne il tiro, però poi alla fine le buone circolazioni e anche gli errori su tiri nati da buone circolazioni possono portare al rimbalzo offensivo come in questo caso. E poi sai, corrodono anche la difesa, perché la difesa deve mantenere un'intensità pazzesca con continue rotazioni sulla circolazione di palla, poi dopo alla fine cede. Bel canestro da parte di Cinciarini che blocca il parziale aperto di 6-0 per Verona, 19-10 per la Fortitudo.
Si prende il tiro dall'angolo Green, troppo spazio, ma c'è l'errore, salta Udom, ma salta anche Stefano Mancinelli. La Fortitudo avrà l'ultimo possesso del quarto, 10 secondi, Verona sulla carta, ancora due falli da spendere, vediamo se lo farà, 6 secondi, McKamey, no, non fa fallo Verona, McKamey si butta dentro e va ad appoggiare, molto ben fatto, sulla sirena proprio di fine primo quarto, il canestro che rifornisce la Fortitudo, un vantaggio in doppia cifra, 21-10, comandano i bianco-blu dopo 10 minuti, linea alla regia. Manda la Fortitudo al termine del primo quarto su Verona, sesta giornata del campionato di Serie 2. La Fossa dei Leoni ha appena sposto uno striscione ieri, oggi e domani. Ciao Micio, ovviamente nel ricordo di uno dei tanti guerrieri che hanno indossato la maglia bianco-blu, Andrea Blasi. 29 ottobre 2002, 29 ottobre 2017, a poco più di 15 anni dalla scomparsa di uno dei tanti appunto gladiatori che hanno vestito la maglia bianco-blu. La Fossa dei Leoni, il popolo della Fortitudo, non dimentica e non dimenticherà mai. Anche perché c'è una storia e questa storia, diciamo, continua, sono tifosi veri e quindi i simboli della storia della Fortitudo rimangono. Canestro di Legion che apre il secondo quarto, 23-10 per la Fortitudo, il primo possesso offensivo per Verona con il fallo in attacco, la buona difesa dei bianco-blu costringe allo sfondamento Verona, buon recupero, buon atteggiamento da parte dei bianco-blu con le mani sui fianchi invece per coach Luca Dalmonte, primo quarto sicuramente difficile per i suoi giocatori, piano partita al momento rispettato in toto per la Fortitudo, lo aveva detto Stefano Comuzzo, l'obiettivo è quello di non far correre naturalmente Verona, ma anche di togliere quelli che sono i rifornimenti più abituali, cioè Green e Jones, 8 punti sì in coppia nel primo quarto, ma sostanzialmente hanno fatto qualche cosa soltanto loro, gli altri tutti assenti per ora dal match. Cinciarini, la tripla di Daniele Cinciarini, dopo un minuto di gioco, massimo vantaggio Fortitudo più 16. Sentirei di aggiungere che però anche l'atteggiamento di Verona non è di quelli convincenti, nel senso che capisco che la Fortitudo è una squadra forte che ti pressa, ti aggredisce, però tu devi cercare di fare altrettanto se vuoi essere competitivo in questa partita. Errore di Verona, ma fischia arbitrare per il fallo fischiato a Daniele Cinciarini, se ne accusa prontamente il 34enne nativo di Cremona, ricordo ancora gli arbitri sono Moretti, Pierantozzi e il brindisino Bartolomeo, 26-10, comanda una ottima Fortitudo dopo un minuto e 20 secondi di gioco nel secondo quarto, qui invece Alex Legion commette l'errore di saltare sulla finta di tiro dell'avversario, nello specifico Green che va a realizzare il meno 14. Sì, l'errore della Fortitudo è quello, può essere quello di pensare che adesso la partita sia facile, non lo è mai nel momento in cui tu permetti agli avversari di fare quello che loro vogliono fare.
Il fallo ora della difesa di Verona, cambio per la Fortitudo, esce Gandini, rientra al suo posto Giovanni Pini, già 8 punti nel primo quarto per lui, 5 per Cinciarini, 4 per Mancinelli, 5 per Ligion, i due anche per Demetri Mechemi e Nazareni Italiano, 10 secondi per chiudere l'azione, Mechemi rimane accoppiato su di lui, Leonardo Totè, c'è Amato su Mancinelli che ha un evidente mismatch a suo favore, ma prima va a subire il fallo della difesa, il fallo è dello stesso Amato, primo fallo per il 23enne nativo di Milano, secondo di squadra nel quarto per Verona, è ancora rimessa dal fondo per i bianco-blu. Ancora sofferenza di Verona sulle situazioni di uno contro uno, non riesce a tenere, anche quando aiuta non recupera mai perché la Fortitudo riesce a penetrare, a buttare fuori la palla sugli aiuti difensivi di Verona, circola molto bene, quindi oltre ai problemi offensivi Verona incontra anche grossi problemi a livello difensivo proprio nel contenere l'azione così aggressiva della Fortitudo. Mancinelli si era posizionato sulla linea del tiro libero, ma credo giustamente l'arbitro Moretti ha sanzionato il fallo prima del terzo tempo. Ora un po' di confusione, dalla confusione emerge sempre Giovanni Pini, altri due tiri liberi per lui. L'importanza dell'arrivo a Bologna in Fortitudo di un giocatore come Pini, credo di settimana in settimana Massimo ci vada sempre più vedendo. Sai, lui fa il lavoro sporco, se così si può definire, in realtà non è così sporco perché quando c'è qualche errore di tiro lui c'è e soprattutto dà grandissima intensità a livello offensivo, non solo difensivo, anche dal punto di vista fisico, e quindi questo porta anche una certa tranquillità che sai che tu puoi tirare perché sai che ci può essere un secondo tiro, lui è presente, quindi tiri anche con più tranquillità. 1 su 2 per Pini, quindi 27-12 il punteggio quando sono stati giocati 2 minuti nel secondo quarto. Palla per Green, sempre uomo la Fortitudo, il blocco per Palermo, fallo in attacco, il blocco giudicato irregolare da parte di Mattia Udom, con Dalmonte che chiede più tranquillità ai suoi giocatori, blocco più pazienza. Perché stanno andando un po' a memoria, ma senza, allora, quando nel momento in cui sono subentrati i problemi i giocatori di Verona hanno cominciato un po' a giocare individualmente, hanno smesso di circolare bene palla, cercano situazioni di uno contro uno individuali ma forzando spesso. Palla per Ligion, Fortitudo lo ricordo ancora, priva di Aichillo e di Fulze, Ligion sbaglia una tripla presa fuori ritmo e senza maglie bianche a rimbalzo d'attacco. Palermo, giocatore che abbiamo visto anche con la maglia di Sant'Arcangelo, il 26enne nativo di Rimini, i Kanji con il numero 24, va per Totè, la tripla sbagliata dall'ex giocatore di Brescia, poi si lotta a rimbalzo, mucchio selvaggio, palla 2 che non verrà alzata, la freccia premia Verona. Qui forse è mancato un po' il tagliafuori, ma il rimbalzo lungo non ha aiutato. È stato un tiro strano con un rimbalzo molto teso, non c'è stato forse neanche il tempo di far tagliafuori. Esce Demetri Mechemi per la Fortitudo e campo per il giovane Marco Montanari, lo ricordo ancora, non c'è Robert Fulz, ma Marco Montanari ha già avuto modo, soprattutto in occasione del debutto di Udine con una tripla importante, di far vedere che è pronto per questi palcoscenici. Ed è proprio Montanari che va a toccare e poi conquistare il rimbalzo difensivo prodotto del vivaio bianco-blu classe 1998, chiama ora lo schema, giocati 3 minuti nel secondo quarto, 27-12 per la Fortitudo. Mancinelli, bella palla in area per Pini che va a subire il fallo netto deliberato. Continuano questi aiuti dal lato debole raddoppiando Mancinelli, ma Mancinelli punisce ogni volta perché trova sempre il giocatore aperto sul lato debole o in centro area o sul lato opposto, però lo trova sempre. Verona qui è in grande difficoltà, sta calando anche in difesa in maniera netta, si vede, ma è mentalmente non riesce a giocare, quindi anche mentalmente dopo tu sai tendi un po' a calare e perdi fiducia. Tra le altre cose Verona che è già nel bonus dopo soltanto 3 minuti e 3 secondi di gioco nel secondo quarto, quindi una situazione di cui la Fortitudo può e dovrà naturalmente continuare ad approfittarne. Pini in lunetta con 2 tiri liberi, sbaglia il primo, chissà se Verona stanno già rimpiangendo il fatto di essersene privati. Oggi forse sì, bisogna vedere lungo l'arco del campionato. È stata una scelta chiara quella di Verona, cambiare tutto e cambiare tutti, Totè a parte e coach a parte appunto.
1 su 2 ancora per Pini, che è in doppia cifra, primo giocatore del match a toccare quota 10 punti. Esce Alex Ligion e rientra Alessandro Amici, 0 da Amici, 5 da Ligion. Non ci sono due giocatori importanti, ma la Fortitudo nonostante tutto ne ha segnati 28 e riesce a ripartire bene i punteggi, almeno per il momento, fra i suoi giocatori. Fallo ora di Montanari, secondo nel quarto per la Consult Invest. 6:52 all'intervallo, la rimessa per Palermo, c'è Montanari su di lui, Pini e su Udom, ora il cambio difensivo che porta lo stesso Pini su Pieric, Palermo, il blocco di Udom che si apre, finta la tripla, ma Pini è bravo a tenere, bravo anche Cinciarini sui Kanji, 8 secondi, Kanji lo scarico nell'angolo per Udom, la tripla cercata, sbagliata ancora una volta. Vedi che fatica fa Verona ad arrivare al tiro, c'è una grandissima reattività. Allora, cosa sta succedendo? Che anche i giocatori che sono entrati dopo all'inizio hanno faticato un po' a entrare in sintonia con la partita, con l'aggressività, con l'intensità più che l'aggressività. Adesso invece che tutti sono a regime, diciamo così, Verona non riesce a trovare spazio. 28-12, bonus come detto esaurito per Verona e quindi due tiri liberi per Daniele Cinciarini, che ha subito il fallo della difesa, va con il primo Cinciarini, lo manda a bersaglio, è il suo sesto punto personale, 29-12, prova a scappare la Fortitudo, una partita al momento completamente opposta rispetto a quella vista l'anno scorso, dove fu Verona ad andare a più 15 nel primo tempo. La Fortitudo invece con la doppietta di Cinciarini vola a più 18, a 6:26 dall'intervallo, 30-12. Palermo dentro l'area, fuori per i Kanji, ben difeso da Cinciarini, vuole la palla dentro l'area Jones, ma Amici difende bene, cambio difensivo accettato dalla Fortitudo con Pini che recupera palla, serve Mancinelli ancora per Pini che va a realizzare, grandissima sequenza della Fortitudo. Allora, altro time out per Dalmonte, Bonicioli tarantolato sotto la fossa, è grande Fortitudo, 32-12. Beh, questo è anche frutto del lavoro della palestra, c'è Pini che recupera difendendo come una guardia un pallone sul palleggio ad un esterno avversario, quindi è il massimo questo, con in più questo contropiede, giustamente Mancinelli l'ha mandato al tiro, insomma gli ha dato anche questa soddisfazione perché questo canestro l'ha guadagnato tutto lui. Anticipi difensivi con le squadre, ripeto, racchiuse nel time out e la Fortitudo più 20, anticipi difensivi che hanno visto anche prima lo stesso Luca Gandini prodursi in un bel intervento sulla rimessa, c'è anche i lunghi intervenire in anticipo e poi partire in contropiede, segno, come sono d'accordo perfettamente con te Massimo, anche di una condizione atletica, non soltanto tecnica, di primissimo livello. Beh sai, quando tu lavori fortissimo sulla difesa la condizione atletica arriva, non c'è niente di meglio per ottenere condizione atletica di lavorare a livello difensivo, perché questo ovviamente ti dà non solo condizione ma anche sicurezza, ti dà un atteggiamento mentale molto forte quando tu sei in campo e comunque oggi è difficile anche fino a questo momento commentare dal punto di vista tattico perché c'è una tale differenza in campo fra le due squadre che non è facile nemmeno dare dei giudizi dal punto di vista tecnico. La penetrazione di Palermo, gioco ripreso, palla per Pieric, sotto per Jones che questa volta va a realizzare un bel canestro sfruttando il piede perno e quindi Verona prova a sbloccarsi ma ha segnato solo 14 punti in 14 minuti, 32-14 il punteggio per la Fortitudo. A 5:35 dall'intervallo ci prova con la zona adesso Luca Dalmonte, una 2-3 classica che vede Amici andare a un tiro complicato, sbagliato, ancora Pini ma questa volta non riesce a mantenere il possesso di palla, ma sta giocando una partita strepitosa davvero l'ex giocatore di Avellino e Reggio Emilia. La tripla mandata a bersaglio da Verona, nello specifico da Green, transizione offensiva con una rotazione difficile per la Fortitudo, 5-0 di parziale, Verona esce bene dal time out ma è sempre a meno 15. Montanari per Mancinelli, riceve Amici che deve ancora realizzare il suo primo punto, allora, di serata. Cerco di capire la difesa perché penso sia una zona a Pini, va a sbagliare, poi c'è il un fallo un po' camuffato all'inizio da uomo. Sì, sì. Fallo a rimbalzo, credo di Amici, se ho visto bene.
secondo è partita uomo, poi dopo a zona. Sì, adesso ovviamente Dal Monte sta cercando di rompere un po' i ritmi della Fortitudo facendo qualche tatticismo, mettendo in campo qualche tatticismo, costringendo gli avversari a pensare e poi eventualmente ribaltare, perché magari a sua volta può correre Verona, che è una cosa che ama fare, concedendosi ovviamente anche qualche rischio, perché lasciare Pini spalle a canestro, il Pini di stasera spalle a canestro con un quarto di campo libero è stato un rischio, ma questa volta Verona non ha pagato dazio, non paga dazio neanche la Fortitudo, perché il tiro di Udom va corto sul primo ferro, 4-32 all'intervallo, sempre 32-17 per la Fortitudo che era avanti 32-12. Adesso è uomo, sì, indubbiamente. Legion va al tiro, sbaglia, si lotta a rimbalzo, tiro forzato di Alex Legion. Palermo, transizione offensiva per Verona, la buona difesa di Nazaren Italiano che però non impedisce a Jones di servire Nuovoccia, che va a realizzare, anzi Udom scusate, che va a realizzare il canestro del meno 13, che costringe Matteo Bonicioli a chiamare time out a 4-14 dall'intervallo. Massimo, sarà una partita difficilmente interpretabile, però i parziali e controparziali sono inequivocabili. Allora sì, beh, dopo il time out adesso Verona ovviamente, se vuol riprendere la partita, lo deve fare dalla difesa, perché in attacco a difesa schierata ha grossissimi problemi, quindi può solo ripartire dalla difesa, da situazioni di transizione. Allora ecco che lì può creare qualche problema la Fortitudo, se la Fortitudo si incarta un po' in queste situazioni di difese non chiare da parte di Verona. Tutti in piedi al Paladozza, nel ritrovato Palasport di Piazza Zarita per la Fortitudo, che a 4-14 dall'intervallo è avanti 32-19. La Fortitudo che sta viaggiando a 79 punti di media partita, una delle squadre che sta tirando meglio da due punti col 54%, al momento finora 51 per i bianco-blu da due punti. Verona che invece poco fa con Green ha trovato la sua prima tripla di serata dopo 10 errori consecutivi, ed è anche stata ovviamente questa una delle chiavi di volta del match. Le statistiche poi dopo segnalano come Verona sia la penultima squadra per computo totale di rimbalzi conquistati del lotto, e quindi anche su questo dato naturalmente la Fortitudo dovrà continuare a lavorare come ben ha fatto nei primi 16 minuti. Rischio di palla persa, poi Legion va sotto da Pini, 5 secondi, Legion va al tiro da 3, Alex Legion, l'improvvido aiuto difensivo di Nuovoccia che lascia libero Legion che spara la tripla e segna il suo ottavo punto. Sì, beh, la Fortitudo deve riprendere, diciamo, in mano l'inerzia della partita, non deve dare nulla per scontato e soprattutto non deve concedere a Verona di giocare liberamente, perché comunque i punti nelle mani li ha. La stoppata di Pini, Dal Monte si lamenta ancora, ma qui non c'era assolutamente niente. Palla per Cinciarini, il blocco di Pini, Cinciarini si prende anche lui la tripla sbagliata, palla per Palermo che forse aveva pestato la linea, non se n'è accorto Pierantozzi. Sotto canestro il tiro ed il cesto da parte di Jones a 3 minuti e 5 secondi dall'intervallo. Verona prova a tornare lì, il punteggio si è abbassato, ma è sempre più 14 Fortitudo, 35-21. Adesso sarà un caso, ma senza Mancinelli vedo che la Fortitudo è un po' cambiata, nel senso meno concentrata a livello difensivo, un po' più anche la circolazione di palla non è così fluida come nella prima parte della partita. Ora c'è un'incomprensione, c'è l'arbitro brindisino Bartolomeo che si sta prendendo una topica clamorosa, ha confuso un tocco del difensore di Verona con un tocco del tabellone, questa è una topica clamorosa, se ho visto bene, presa diretta, ma proprio clamorosa. Per carità, si può stare di sbagliare, ma insomma mi sembrava che il tocco fosse stato nettamente di un difensore di Verona e non della struttura. L'arbitro brindisino è decisissimo e i colleghi si adeguano, ma mi sembra onestamente un errore anche abbastanza evidente. In ogni caso, palla segnata a Verona a 2.44 dall'intervallo, più 14 sempre per la Fortitudo, Pieric per Palermo, sotto per
Jones, il bel ribaltamento per Palermo che si prende la tripla, la manda a bersaglio, secondo tiro dalla lunga distanza per Verona che si porta così a meno 11 massimo, ultimi 2-3. Sì, esatto, esatto. Legion per Cinciarini, si scalda ovviamente il Paladozza, il fallo della difesa che manderà Cinciarini in lunetta con due tiri liberi. Assolutamente, per la fortitudo questa è la logica dell'attacco che deve fare, cioè ci deve essere sempre, bisogna attaccare sempre l'uomo, cercare di andare in lunetta perché Verona sta soffrendo queste situazioni di uno contro uno, quindi deve continuare in questo modo. Ora i fischi per Mattia Palermo, che diciamo si è lasciato andare a un'esultanza dopo la tripla segnata poco fa, che insomma al Paladozza non è tanto piaciuta. Verona che è seguita anche da un centinaio di tifosi posizionati alla nostra destra. Cinciarini va con i tiri liberi, sbaglia il primo e in un modo o nell'altro Verona, che si è trovata anche a meno 20, ha già rosicchiato 9 di quei 20 punti di margine alla Fortitudo. Allora bisogna capire se questo calo, vabbè, come ho già detto Mancinelli è fuori ed è un punto di riferimento importante, forse c'è anche un po' un calo fisico perché sai, tenere questa intensità così a lungo non è facile. 1 su 2 per Cinciarini, più 12 Fortitudo, 36 a 24, poi il fallo di Pini che manda in unetta con due tiri liberi ancora mancano, Verona. Sì, mancano sempre due giocatori in rotazione, quindi questo si può sentire. Due tiri liberi quindi per Nuovuocia. Va a sbagliare il primo. Il ventenne nativo di Cantù, l'anno scorso impegnato con la maglia di Treviglio. Realizza il secondo riportando a meno 11 suoi, due minuti esatti alla fine del primo tempo, 36 a 25, McKamey spezza il raddoppio di marcatura, poi va un tiro molto avventuroso che è sbagliato, per fortuna c'è sempre Pini. C'è Pini che è una garanzia. Italiano, la tripla di Nazareno Italiano mette una pezza sull'evidente errore di valutazione di Demetri McKamey. Questa poteva essere una difesa importante per Verona. Qui però la Fortitudo si dimentica di difendere e Amato va a realizzare due punti facili. È un po' calata l'intensità. Sì, 39 a 27, 90 secondi all'intervallo. Sempre più 12 per la Fortitudo. La tripla precedente di Italiano è il quinto punto per il 26enne nativo di Serra San Bruno. Scivola Legion, va ancora da Italiano nell'angolo, 6 secondi per andare al tiro, deve inventarsi in allontanamento una conclusione sbagliata. Il rimbalzo è di Jones che serve Green, penetrazione, è la sua pallacanestro questa, ma torna sui propri passi, rimane accoppiato su di lui Nazareno Italiano, non è ovviamente un accoppiamento facile. La Fortitudo nel bonus, Jones nell'angolo da 3, sbaglia, rimbalzo da parte di Legion con Dalmonte che dice ai suoi, ma una scelta fatta bene, anche se ovviamente la Verona del secondo quarto è stata di tutt'altra pasta rispetto ai primi 10 minuti, peggio era impossibile fare. Cinciarini sotto ancora per Pini che va a servire McKamey, 6 secondi, bisogna andare al tiro, McKamey va dentro, si fa scudo col corpo ma sbaglia, c'è ancora Pini, sempre Pini, Cinciarini da 3 la sbaglia. Forse un po' più di calma, un po' più di calma, casomai. Sì, 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 sì. Anche perché è un momento in cui la Fortitudo sta facendo fatica a far canestro, quindi era meglio rigiocare la palla. Verona non può andare fino in fondo, palla persa, ma c'è fallo di Nazareno Italiano che rischia anche qualcosa perché si mette la maglia sopra la testa. Per Italiano il secondo fallo, due tiri liberi quindi per Verona, e allora l'ultimo tiro sarà per la Fortitudo a 17 secondi dall'intervallo. Esce un applauditissimo Giovanni Pini. Rientra al suo posto Luca Gandini, due tiri liberi ancora per Curtis Nuovuocia, con le indicazioni, lo state vedendo in questo momento, dell'arbitro brindisino Antonio Bartolomeo a Nazareno Italiano. E i due tiri liberi, no, di Pieric, per Pieric, non per Nuovuocia. Il fallo è stato commesso sull'ex giocatore di Forlì. C'è da asciugare il parquet, la condensa, la tensione, insomma è la prima stagione di una nuova stagione per tutti, anche sono cambiate sudore, tante cose. Anche il sudore di una dura difesa. Indubbiamente, indubbiamente.
Si può riprendere ora il gioco, vi ricordo come sempre a fine partita potrete sentire le parole dei protagonisti in diretta su TRC, canale 15 del Digitale Terrestre in Emilia Romagna e su Radio Nettuno. 10-15 minuti dopo la fine della gara segna Pieric il primo tiro libero, è il primo punto personale per il 36enne nativo di Gorizia che fa 2-2 riportando a meno 10 suoi. Verona ha dimezzato lo svantaggio, ma ora ci sono 13 secondi utili per la Fortitudo per chiudere il secondo quarto col possesso di palla. 7 ora, McKennie palleggia, 6-5-4, bisogna andare al tiro, la Fortitudo non ha costruito nulla e Legion sbaglia la tripla. Brutto attacco per chiudere il primo tempo, Fortitudo che era andata più 20 sul 32-12, chiude a più 10 il primo tempo, 39-29, 12 punti per Pini, gli 8 per Alex Legion, dall'altra parte i 9 punti per Green, gli 8 di Jones, commento veloce di coach Massimo Magri. Ma la Fortitudo finché ha usato le proprie armi con saggezza, quindi grande intensità e grande difensiva e grande circolazione di palla, è andata bene. Poi ovviamente causa anche di un calo fisico ha permesso a Verona di giocare come vuole Verona e quindi di correre e questo ha permesso a Verona di rientrare in partita, cosa che è molto pericolosa perché dare confidenza così a Verona che ha grande potenzialità offensiva può essere pericoloso proprio perché mancano ancora 20 minuti e la partita è ancora molto lunga. E allora torneremo fra una decina di minuti circa in diretta sempre su TRC e su Radio Nettuno. Rimanete con noi per il secondo tempo di Fortitudo Consult Invest Zenis Verona 39-29 per i bianco-blu all'intervallo.
Volta. Vai da me, dove ti ho mandato. Poi clicchi sulla manina. Poi adesso clicchi su quello di cui lo vuoi mandare, vai alla riva e lo fa mandare. Vai avanti. Devi spingere fuori. Immagini che giungono nuovamente in diretta dal Paladozzi e quindi rinnovo il saluto e l'augurio di una buona serata da parte di Andrea Tedeschi a tutti i telespettatori di TRC, canale 15 del Digitale Terrestre in Emilia Romagna e a tutti gli ascoltatori di Radio Nettuno 97 MHz per il secondo tempo di Fortitudo Consult Invest, Zenis Verona, sesta giornata del campionato di Serie A2, 39-29 per i bianco-blu di coach Bonicioli all'intervallo, una partita alla quale, lo ricordo ancora, assiste anche il patron del Bologna, Joey Saputo, e una partita che vede i bianco-blu con i 12 punti già messi a segno da Giovanni Pini, gli 8 di Alex Legion e di Daniele Cinciarini. Per quello che riguarda invece Verona, andiamo a rivedere quello che è il dato statistico, ci sono i 9 punti da parte di Green e gli 8 da parte di Jones, e allora assieme a coach Massimo Magri, proprio quando sta per riprendere il secondo tempo, andiamo anche un pochettino a leggere le statistiche, che in maniera anche forse un filino paradossale, Massimo, dicono che la Fortitudo ha tirato malino da 2 punti, 42% con 10 su 24, 59% per Verona, 10 su 17, una Verona però che ha solo il 14% da 3 punti con 2 su 14, 4 su 14 la Fortitudo neanche tanto meglio, ma allora Massimo Magri, una Fortitudo che è anche volata più 20, dove li raccoglie quei 10 punti di vantaggio che ha all'intervallo? Beh, buona parte sono i secondi tiri di Pini, sì, perché sugli errori dei suoi compagni lui ha sfruttato al meglio, quindi hanno potuto tirare peggio, però alla fine hanno realizzato di più. Questa percentuale bassa, soprattutto nella seconda parte dei 20 minuti della Fortitudo, è dovuta secondo me anche all'assenza di Mancinelli, naturalmente doveva stare anche un po' a riposo perché non è che può giocare 40 minuti, che è stato, come dire, la spina nel fianco, non tanto come punti realizzati quanto come regista, diciamo, occulto, perché lui è dalla posizione del post basso, ha servito benissimo i suoi compagni e ha creato molti, molti tiri aperti per appunto i suoi compagni di squadra, quindi è stato, come dire, il giocatore che ha fatto la differenza per la Fortitudo. Poi questi 10 punti sono dovuti anche di differenza anche all'intensità difensiva della Fortitudo, che però quando ha calato questa intensità ovviamente
Verona ha potuto giocare diversamente e ha potuto sfruttare al meglio le proprie capacità realizzative. Secondo tempo ripreso, serve ovviamente l'approccio giusto per tornare a distanza di sicurezza. Allora, primo possesso offensivo con Legion, palla per Amici, ancora secco di punti realizzati, ma è tutto fuorché una brutta partita, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento per l'ala pesarese, che sbaglia il primo tiro dalla lunga distanza nel secondo tempo. Attenzione alla percussione, all'arresto dei 5 metri di Jones, che va per fortuna a sbagliare uno dei suoi tiri. Solo maglia bianca a rimbalzo. Allora un errore da una parte, un errore dall'altra, 30 secondi di gioco, il taglio in backdoor da parte di Legion, c'è la deviazione però di Pieric che lascia 16 secondi alla Fortitudo per chiudere questo possesso offensivo. Era partita molto bene Verona nel primo quarto, poi la Fortitudo aveva piazzato un parziale di 15-0, dire che non si intendono Amici e McKennie è riduttivo. Palla persa, Bonicioli ha qualcosa da dire questa volta ad Amici, brutta. Sì, lui doveva vedere che McKennie non era proprio nell'azione perché era di spalle, stava ancora andando a posizionarsi, quindi quella palla non era da dare. Certo, anche McKennie è stato un po' lento a schierarsi, insomma, come si suol dire in questi casi, incomprensione. Esatto. Palla per Palermo. La tripla di Green, troppo spazio. Però vedi, dopo alla fine Verona non è che sta lì a guardare. Ah no, Green segna la tripla, terza nel match per gli scaligeri, ma soprattutto meno 7, direi minimo svantaggio da lunghissimo tempo a questa parte per la squadra di Dalmonte, che era sotto 32-12, adesso è 39-32. Amici si butta dentro, scarica ancora, ma la palla non controllata da Mancinelli. Quello che non capisco è questa fretta di voler forzare le situazioni, di voler forse, Massimo, anche dimostrare qualcosa in quello che è sostanzialmente un po' il debutto casalingo per tutti, soprattutto per i nuovi giocatori. Quando le cose sono andate bene per la Fortitudo, quando ha circolato bene la palla con pazienza fino anche al limite dell'azione. Attenzione perché Verona ha la palla per riavvicinarsi ulteriormente, Pieric va al tiro dai 4 metri, va a sbagliare, ma non era un brutto tiro. Fortunatamente però Verona, che è squadra che sostanzialmente non ha un lungo vero, manda pochissimo i giocatori a rimbalzo d'attacco, si incarta McKennie, rischia di perdere palla, Gandini spalla canestro, va a sbagliare ancora, ma arriva il tap-in di Alessandro Amici, la maniera forse più rocambolesca per trovare i suoi primi due punti in maglia Fortitudo al Paladone. Però questo è un aspetto tattico, Verona non fa taglia fuori, è sempre in sofferenza sui secondi tiri, quindi questo è un aspetto che la Fortitudo deve ricercare con, diciamo, con assiduità. 41-32, palla per Green, si apre Pieris ma non riceve, rischia l'infrazione di passi Green, ultimo secondo, la tripla di Jones proprio sulla sirena. E come diceva Massimo Magri poco fa, attenzione perché ora Verona dalla lunga distanza ci ha preso gusto e arriva a meno 6. Non c'è più l'aggressività sul perimetro che c'era nella prima parte della partita, questo si vede. 41-35, Mancinelli rischia, anzi perde palla, Palermo supera la metà campo, contropiede Verona, palla per Jones, arriva Pieric, un po' di confusione, storie tese fra Amici e Palermo, ma dall'altra parte Verona non se ne cura e va a subire il fallo che manderà in lunetta con due tiri liberi Green. È tutta un'altra partita. Matteo Bonicioli si consulta con Stefano Comuzzo e Roberto Lopez, ma per il momento non intende chiamare time out. La sostanza è che a 7:26 dalla fine del terzo quarto, coach Massimo Magri, è praticamente tutto quasi da rifare. Sì, Verona è stata molto brava a togliere le certezze che d'inizio partita la Fortitudo, anzi a sua volta le ha trovate, ha capito cosa deve fare, e comunque credo che dipenda molto anche dall'atteggiamento della Fortitudo, che non ha più forse non ci sono più le energie, non lo so, comunque non c'è l'atteggiamento, l'intensità di gioco che c'era nei primi 10 minuti. Con i due tiri liberi mandati a bersaglio da Green, il parziale aperto per Verona è di 25-9. La Fortitudo continua ad avere 4 lunghezze di vantaggio, ma ora ovviamente si ricomincia praticamente da capo. 41-37, tutti si dimenticano di Mancinelli, ma arriva la stoppata giudicata però irregolare da parte degli arbitri, quindi canestro buono per Stefano Mancinelli, non protesta neanche Luca Dalmonte, errore difensivo palese da parte di Verona, buon per la Fortitudo che quindi ritrova due punti e ritrova il più 6 con il 6° punto del capitano. È chiaro che la Fortitudo deve trovare anche punti dagli esterni e non sempre solo, diciamo, girare attraverso Mancinelli, perché altrimenti rischia di diventare prevedibile. Fallo in attacco fischiato a Nuovuocia,
per il Canturino è il secondo fallo. Si lamenta Luca Dalmonte, recupero di palla per la Fortitudo, primo fallo nel quarto per Verona, 3 minuti giocati, più 6 palle in mano, possesso ovviamente importante per la Fortitudo, mentre continua a cantare il Paladozzi, esaurito in ogni ordine di posto. Bella palla di Amici per Mancinelli, 4-0 di parziale per la Fortitudo, tutto firmato dal capitano, ma anche qui lo zampino di Amici c'è, quarto assist per lui, è nuovamente più 8 per la Consult Invest Palermo. Nel cuore dell'area, fuori per Green, ben difeso da Ligion, Pieric si prende la tripla molto corta, ma rimbalzo d'attacco lo stesso Pieric per Palermo, da tre anche lui, cortissimo anche Palermo, beccato dal Paladosta, poi palla improvvida per McKamey, altro lancio brutto da parte di Amici. Sì, perché come intensità Amici è entrato nel modo giusto, ma non come lucidità a livello offensivo. Ora però in possesso di palla, recupera, va a servire McKamey, Ligion, un po' di confusione, devo dire, 2 minuti di pallacanestro non proprio da raccontare ai nipotini se amate questo sport. Questo sì invece che va raccontato, l'assist di Stefano Mancinelli per Demetri McKamey, più 10 nuovamente per la Fortitudo, 4 punti e l'assist del capitano, 6-0 di parziale. Il vero play della partita oggi è Mancinelli, e non solo oggi, si è già caricato la squadra sulle spalle più volte nel corso di questi primi 2 mesi di stagione. La Fortitudo torna a una piccola distanza di sicurezza con Palermo che si ostina a tirare dalla lunga distanza, ma ne ha messa una soltanto, beccato dal pubblico del Paladozza. Fortitudo che riparte con McKamey che si prende una tripla mandata a bersaglio, il primo canestro da 3 punti di Demetri McKamey al Paladozza, senza troppo ritmo, ma quando poi la palla finisce nella retina va bene così, più 13 e 9-0 di parziale bianco-blu. Forse Verona ha perso l'attimo, nel senso che aveva l'inerzia della partita e con un paio di errori offensivi non li ha sfruttati a dovere. Infrazione di 3 secondi, forse erano anche 7-8, Dalmonte non si può lamentare perché ha ragione sul fatto che ormai l'infrazione di 3 secondi si fischi sempre più raramente, ma qui davvero erano state piantate le radici all'interno dell'area colorata. Esce Palermo, esce Nuovocha, rientrano Udom e... Comunque Nuovocha ha avuto un bel impatto, sì, sulla partita, sì, sicuramente superiore a Udom, e questo è servito molto a Verona nel recupero. McKamey nuovamente più 13, ma Dalmonte non ha voluto chiamare time out. La Fortitudo ha un parziale di 9-0 aperto, vediamo se riesce a corroborarlo ancora di più. No, palla persa da parte di McKamey e fallo di Luca Gambini. Gambini ovviamente ha fermato l'azione in modo intelligente. Fallo tattico ben speso da parte di Luca Gandini per l'ex giocatore di Verona, il secondo fallo, 2 Gandini, 2 Amici, 2 Nazareni italiano da una parte, 4 giocatori di Verona gravati di 2 falli, sono lo stesso Palermo, Nuovocha, Udom e anche Irisi Kanji che ha giocato pochi minuti, commettendo però già 2 falli. 4:35 alla fine del terzo quarto, Udom non azzarda la tripla, va sotto da Jones, difeso da Nazareni italiano, rischia l'infrazione di passi Jones, difende bene italiano, deve continuare a farlo, Jones si incarta, poi riesce a servire Udom, brutta azione per Verona, Udom si prende la tripla sbagliatissima, buona difesa della Fortitudo che riparte. 4:10, McKamey, il blocco di Pini, McKamey ancora da 3, centrale, ancora bersaglio, e adesso sì che Luca Dalmonte il time out lo chiama, anche perché... ma il parziale aperto della Fortitudo è di 12-0, 53-37, si torna direi in maniera anche abbastanza normale e tranquilla a respirare al Paladozza, Massimo. Sì, anche perché se passi dietro sul pick and roll su McKamey lui ti ha già punito 2 volte da 3, non è il caso, perché questo vantaggio ripreso dalla Fortitudo merito è anche di questi 6 punti. Massimo, con la gara ferma a 4:06, lo ripeto, 4 minuti e 6 secondi dalla fine del terzo quarto sul più 16 Fortitudo, chiedo a te di risolvere quello che per qualcuno è un po' il dilemma legato a Demetri McKamey. Più playmaker, più guardia, cioè come lo vedi tu questo giocatore, quella che può essere ovviamente la sua funzionalità principale per questa squadra? Allora, se lo vuoi come realizzatore è chiaro che forse da guardia è più libero mentalmente, quindi
ha meno responsabilità nell'impostazione della squadra. Certamente non è da play, non è quello che ti fa correre, quindi da questo punto di vista è più un playmaker che può ragionare. Viceversa, come guardia può essere libero e può diciamo così essere più produttivo a livello organizzativo. Joe Saputo sta battendo le mani perché ci vede in televisione, ovviamente lui il coro non lo può capire, ma si è preso un rischio non da poco, perché il coro della Posse è chi non batte le mani con noi è un virtusino, e Joe Saputo sta battendo le mani. Forse gliel'hanno detto, sai. Forse gliel'hanno detto, ma si sta continuando a battere. Quindi attenzione. Si è già schierato. Esatto, si è già schierato, anche perché, vabbè, insomma, per carità, mi limito alla telecronaca. Credo che difficilmente potrebbe nascere un feeling con l'azionista di maggioranza della Virtus attuale, è la mia sensazione, calcolando i trascorsi, diciamo, calcistici fra Joe Saputo e Massimo Zanetti. Ma insomma, a noi fa piacere vederlo così coinvolto e così partecipe alle vicende della Fortitudo e seguire applaudendo tutti i cori che partono dagli spalti. Bello davvero. 53-37, 3-35, più 16 palla in mano, McKennie ancora da 3, si sente non caldo, rovente, ma questo è un brutto tiro a rimbalzo, sì. Il fallo di Pini che spinge da dietro l'avversario. Ogni tanto la tendenza un po' a far ristagnare la palla nelle mani degli esterni e a prendere un tiro forzato, la Fortitudo ce l'ha ancora, ma c'è tutto il tempo per lavorarci, coach. Eccesso di sicurezza, sì, certo. Ci sono situazioni da limare, ovviamente. Esce Gandini e quindi quintetto ora della Fortitudo composto da McKennie, Cinciarini, Italiano, Mancinelli e Pini. Italiano che può giocare in questo caso da numero 3, pur ovviamente con l'assenza di Matteo Chillo, avendolo visto per tanti minuti nello spot di Alaforte finora. Amato per Pieric, si prende la tripla, anzi no, vale 2, pestava la linea, pestava la riga. Il suo primo canestro dal campo a 3 minuti 8 secondi. Dalla fine del terzo quarto, credo che il punteggio sia 53-39, esatto, così è. Quindi 53-39 per la Fortitudo, con Cinciarini che con grande saggezza va a pescare il fallo della difesa. Solo il secondo nel quarto per Verona, ma bravo Cinciarini a leggere bene la difesa avversaria e a prendere il fallo. Allora, questo è quello che la Fortitudo deve fare in attacco. È chiaro che, sai, quando McKennie ferma un po' la palla da playmaker, questo non è più così facile, quindi bisogna cercare di trovare soluzioni in cui ci sono un paio di ribaltamenti di palle, allora puoi trovare facili soluzioni anche per attaccare l'area. Italiano, 10 secondi per andare al tiro, ecco. Rischia qualcosa Italiano, è lontano da canestro, batte Pieris però in penetrazione, va a subire il fallo, avrà due tiri liberi, molto ben fatto da Nazarene Italiano che ha bruciato Pieris e si è guadagnato due tiri liberi, fondamentalmente non si poteva fare tanto altro in questo caso. Allora, a me non è che sia piaciuta tanto l'azione così forzata di Italiano, però Pieric evidentemente non aveva tanta voglia di difendere, quindi ha ragione lui. Due tiri liberi per Nazarene Italiano, realizza il primo, riporta più 15 la Fortitudo, 54-39, 2-49 la terza sirena, sesto punto per Nazarene Italiano. Vi ricordo ancora, una decina di minuti circa dopo la fine del match, le parole dei protagonisti, chissà se anche quelle di Joe Saputo, dalla sala conferenze in diretta su TRC e su Radio Nettuno. La stoppata di Stefano Mancinelli dietro la schiena, poi per Daniele Cinciarini, una top ten, perché si può essere anche Non sprecare adesso, esatto, però, basta perché... non sprecare, si può essere anche nell'elenco della top ten non solo per schiacciate o no, canestri di pregevole fattura. Stoppata e retroschiena a lanciare il contropiede. Sai cos'è la cosa importante di Mancinelli, come si è visto adesso? È che lui vede prima degli altri l'azione e quindi il passaggio, lo vede prima della difesa, lo vede prima anche dei compagni che a volte magari manco se l'aspettano, quindi ha una capacità di anticipazione nell'azione che è molto importante. La rimessa per McKennie, 2-30, più 16 nuovamente per la Fortitudo. Il blocco di Pini, McKennie che è salito a 10 punti con le due triple segnate in questo terzo quarto. Italiano per Mancinelli, dietro la schiena su Pieric, va a sbagliare però l'appoggio. Riparte Green, supera la metà campo, poi si arresta, rimane Pini su di lui. Palermo, accoppiamenti difensivi da rivedere, ora tutto torna al secondo programma con Pini che va su Jones,
che però prova a battere l'impenetrazione, ma Pini regge, tocca e mette sul fondo, bravo ancora Giovanni Pini, rimangono 9 secondi a Verona per tirare. Sai, anche nel fatto di calciare la palla sul palleggio c'è una tecnica che si allena e lui è molto bravo in questo evidentemente. La palla per Udom, spezza bene il raddoppio di marcatura Green e va a segnare un signor canestro che riporta a meno 14. Cosiddetto split. Eh sì, molto ben fatto. 16° punto per il 25enne nativo di Chicago l'anno scorso a Tortona. Amici, si è riuscito a sbloccare segnando i suoi primi 2 punti in maglia Fortitudo qui al Paladozza. Mancinelli, 8 secondi per andare al tiro, 90 secondi alla fine del terzo quarto. Mancinelli per Cinciarini che si deve prendere la tripla, sbagliata, lotta Amici ma non conquista rimbalzo d'attacco. E allora Pieris fa ripartire ancora una volta Jones che si butta dentro, torna sui propri passi a rimorchio, Pieris da 3, sbaglia, Bonicioli era già pronto per chiamare il time out, ma la Fortitudo non paga dazio e riparte a 1-10 dalla sirena. Amici per Pini, 55-41, la Fortitudo ha tenuto Verona dopo 29 minuti a 41 punti, una squadra che disegna di media 83, molto bene, ma c'è da completare l'opera. Cinciarini nell'angolo al tiro, bellissimo canestro di Daniele Cinciarini. Sì, diciamo buona azione d'attacco nonostante non ci sia un play di ruolo, perché qui se la giocano Cinciarini e Amici, quindi bene. Più 16 nuovamente, il tocco di piede di Daniele, di Alessandro Amici, che comunque sta facendo tante discrete cose, ci sono stati sicuramente anche 3 o 4 palloni persi banalmente, ma insomma tanta voglia di fare, tanta voglia di dimostrare per una delle prime punte offensive designate della Fortitudo. Al momento però fermo a soli 2 punti realizzati, ma come detto non ci sono soltanto i punti. Nazareno Italiano si disseta, richiamato in panchina, 7 punti messi a segno e una buona presenza in questo terzo quarto. Palermo va a realizzare un canestro di mano Mancina non facile. Sì sì, era sotto pressione, era doppiato, quindi è stato molto bravo. Poi viene giustamente richiamato perché si è impossessato del pallone dopo aver realizzato il canestro, la palla va lasciata lì. Questa è l'indicazione dell'arbitro Pierantozzi, 30 secondi alla fine del terzo quarto, 57-43. Ricordiamo Verona era arrivata a meno 4 sul 41-37 all'inizio del secondo tempo. Ora Cinciarini palleggia, 17 per andare al tiro, 21 alla fine del parziale. Amici, Verona nel bonus, la Fortitudo ha ancora un fallo da spendere, vedremo se lo vorrà fare. Ligion, palla non facile per Pini, ma grande controllo del corpo, poi però sbaglia. 8 secondi, la Fortitudo potrebbe spendere fallo, ma non lo fa, non lo fa. E Green tira da 3, segnando proprio sulla sirena. Queste sono cose che la Fortitudo ancora deve sicuramente migliorare. Quando hai un fallo da spendere su un contropiede avversario, devi farlo, devi spenderlo. Perché se no arriva la tripla. Meno 11 per Verona, più 11 Fortitudo, gli ultimi 10 minuti, fra poco, sempre in diretta su TRC e su Radio Nettuno. Nuovamente in diretta dal Paladozza per l'ultimo quarto del primo match realmente casalingo di stagione per i bianco-blu allenati da coach Bonicioli, che dopo le prime 4 vittorie consecutive vogliono ritrovare il successo per mantenersi in scia con una Trieste che sembra davvero non volerne sapere di fermarsi e che ieri ha battuto Ravenna nell'anticipo. Quindi Fortitudo a più 11 su Verona a 10 minuti dalla fine della partita, un terzo quarto abbastanza camaleontico, coach Massimo Mani. Sì,
chiaro che sai, la Fortitudo sta gestendo i ritmi a seconda di chi ha in campo. McKennie, diciamo, non è un fulmine di guerra in velocità, anche se gestisce molto bene la palla in attacco. Poi ha giocato la Fortitudo anche senza il playmaker di ruolo, quindi difficile gestire i ritmi di questa partita. È comunque in controllo, deve comunque difendere molto con grandissima concentrazione, grandissima intensità. Verona appena ha spazio punisce puntualmente perché ha grandissime capacità realizzative. E allora ultimo quarto qui al Paladozza con il più 11 per la Fortitudo, subito molto aggressivo Mancinelli e tutta la consulting su questo primo possesso. È chiaro che i primi minuti dell'ultimo quarto sono molto molto importanti. Verona sbaglia con Totè il tiro dalla lunga distanza e quindi possesso bianco-blu con McKennie. 10 punti per lui, McKennie chiama lo schema, palla per Amici, posizione centrale, lontano da canestro, Ligion sulle tacche, spalla a canestro, riceve Pini, cambia lato per Mancinelli che va a realizzare un grande canestro, controllo del corpo. Direi senza appoggi, canestro di classe, di grande classe, senza poter anche appoggiare al tabellone, ci vuole grandissima delicatezza nei polpastrelli. Esegue Stefano Mancinelli, fallo ora di McKennie, 59-46, ma mi sembra che l'indicazione sia molto chiara da parte di Matteo Bonicioli, aggressività in questo inizio di ultimo quarto. È la chiave della partita, eh? È una chiave tattica semplice ma faticosa da realizzare, quindi mentalmente la squadra ci deve essere su questo aspetto. Sulle parole prepartita di Cosco Muzzo, siamo in linea a provare a tenere a 65-70 punti una squadra che d'abitudine ne fa 83 per vincere la gara. La Fortitudo, anche se ora c'è la tripla di Udom che porta Verona a 49 punti segnati, 49 a 9 minuti dalla fine, la media è quella e non a caso la Fortitudo, pur non avendo segnato un bottino troppo considerevole, è a più 10 a 9 minuti dalla fine, sul 59-49. Ora fallo della difesa che vanifica il canestro di Pini su un altro grande assist di Mancinelli. Sì. Il fallo è, credo, di Udom, vediamo. No, fallo del numero 22, sì, direi. Allora, Mancinelli sempre raddoppiato col taglio di Pini, però non, diciamo, non coperto dagli esterni di Verona, e quindi chiaro che è facile per la Fortitudo in questi casi trovare buone soluzioni. La rimessa effettuata, palla per Amici, 10 secondi per andare al tiro, finta il blocco Pini, poi si butta dentro ma non viene servito. Mancinelli deve prendersi una tripla completamente fuori ritmo, va a sbagliare ma c'è un gladiatore o Pini a rimbalzo d'attacco. Signori, direi che gladiatore è il termine giusto. Sì, quei pochi che ancora non conoscevano le qualità e l'importanza di questo giocatore, insomma, credo se ne stiano facendo definitivamente una ragione. 14 punti e prestazione da dominio assoluto da parte di Giovanni Pini, che ora va anche a subire il fallo in attacco da parte degli avversari. Pini davvero sui 28 metri di parquet, protagonista assoluto. C'è anche ovviamente Stefano Mancinelli, ci sono 5 giocatori che la Fortitudo ha mandato in doppia cifra, ma insomma l'impatto nel match di Giovanni Pini è veramente qualcosa di totale. Però quei 12 punti di differenza sono gran parte suoi, perché un altro giocatore Verona come lui non ce l'ha in questo momento. Sì. E quindi è lui che sta facendo la differenza. Gioco ripreso, coach Bonicioli a colloquio con Roberto Lopez e Stefano Comuzzo, dietro di loro Gioi Saputo, Claudio Fenucci, i massimi vertici del Bologna Calcio presenti qui al Palasport di Piazza Zarita. Ora palla 2 con il possesso che rimane a favore della Fortitudo a 8 minuti e 10 secondi dalla fine. Io ringrazio come sempre anche oggi per la produzione, la realizzazione del match, tutte le immagini che state vedendo qui dal Paladozza, Emanuele Mariani, Roberto Ferruzzi, Emanuele Bazzocchi, con i quali ci intratteremo anche nel post partita per farvi sentire le parole dei protagonisti dalla sala stampa. Esce Pini, applauditissimo ovviamente dal Paladozza, si asciuga il parquet, massimo 8 minuti e 10 secondi alla fine, più 12, non è ovviamente ancora finita, ci mancherebbe altro, però insomma l'inerzia sembra ancora essere. Il controllo della partita, se lo vuoi mantenere, devi mantenere intensità difensiva, allora mantieni il controllo, diversamente Verona con una serie di triple ti può anche ribaltare la partita. Rimessa d'attacco per la Fortitudo con 8 secondi per chiudere l'azione, la effettua Amici sotto il canestro, esce dai blocchi
Gandini riceve, poi ancora Amici, mismatch favorevole contro Green, Amici scarica una palla per Legion che va a subire il fallo della difesa, il fallo è di Jones, bravo Legion a farlo saltare sulla finta di tiro, anche perché poi mancavano due soli secondi per chiudere l'azione. E la Fortitude è brava a ribaltare con questi passaggi skip, si chiamano così, la difesa, perché Verona si chiude molto verso la palla e quindi questi passaggi a ribaltare creano questi spazi per poter giocare o il tiro da tre oppure fare saltare la difesa per attaccarla. Altro passaggio sbagliato da Amici, questa sera non è la sua specialità. Ma diciamo nella seconda così. Parte, nei primi 20 minuti ha giocato bene, e sono i secondi 20 minuti che non sta giocando secondo il suo livello. Fallo di Gandini qui, con la generosità di chi si tuffa per provare a recuperare un pallone vagante, ma è chiaro che qui il fallo è evidente per Gandini. Attenzione, è il quarto fallo. Primo giocatore della partita a gravarsi della quarta penalità, al momento coach Bonissoli lo lascia in campo, è chiaro che la partita è ancora lunga, 7:35 da giocare, sono una vita nella pallacanestro. Sì, però Pini deve rifiatare un po', quindi ha bisogno di tenere in campo ancora qualche minuto. Ricordando sempre l'assenza di Matteo Chillo questa sera. Sugli altri campi intanto Iesi a più 12 su Bergamo, Udine più 18 su Ferrara, Treviso a più 10 a Mantova, Montegranaro più 9 su Forlì, Piacenza a più 13 a Roseto. Gioco ripreso, segna Verona da due punti, il meno 10 per gli ospiti, 61-51, lo stesso scarto con cui la Fortitudo aveva chiuso in vantaggio il primo tempo. Ora ci sono 7 minuti e spiccioli per stringere i denti. Mancinelli qui va a sbagliare, voleva servire Gandini, ma la difesa di Verona ha intuito recuperando, e dall'altra parte va a sbagliare ancora Verona, un contropiede con il canestro che sembrava fatto. Questo errore per Verona pesante. Pesante, sì, perché poteva rientrare bene in partita. E la Fortitudo sta sentendo l'assenza di Pini in questo momento. Più 10 ancora, palla in mano, Gandini spalla canestro, scarica per Legion che va al tiro da 6 metri, sbaglia. Vedi, e a rimbalzo Udom salta offensiva su Gandini. Sì, sì, sì. Gara che si è fermata, non proprio spettacolare quella a cui stiamo assistendo questa sera. Amato si prende la tripla, la segna, time out per Matteo Bonicioli. Il tiro da tre punti di Andrea Amato, giocatore che l'anno scorso vestiva la maglia di Cremona, riporta a meno 7 gli scaligeri a 6:33 dalla qui fine. Qui Mancinelli doveva essere più convinto a chiudere questo tiro, perché sai, questi tre punti hanno riportato bene in partita Verona. Le energie della Fortitudo stanno calando, la benzina, diciamo, forse siamo già in riserva, quindi credo che le rotazioni sono inevitabilmente più corte questa sera. Sì, sì. Anche se ricordiamo che la stessa Verona è priva di un giocatore importante nelle rotazioni come Maganza. Beh, sai, però se imposti la partita con un'intensità difensiva come ha fatto la Fortitudo questa sera, due giocatori in più ti fanno comodo. Sì, assolutamente. E invece ci sono ancora 6 minuti e 33 secondi da giocare per stringere i denti e provare a portare a casa due punti che sarebbero ovviamente fondamentali, perché la Fortitudo non vuole perdere terreno non solo rispetto a Trieste, ma mantenersi sempre sulla scia delle prime, intanto conquistare quest'anno, cosa ancora mai accaduta in Serie 2, l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia, alla quale accederanno le prime 4 classificate del girone al termine del girone d'andata. Però è chiaro che Verona è lì, Verona ha 6 punti in classifica, ha battuto Piacenza, Bergamo e Mantova, ha perso con Iesi e Montegranaro, due squadre che stanno conducendo meritatamente un campionato di vertice in questo primo scorcio di annata. E allora possesso importante per la Fortitudo, rientro dal timeout, più 7 e palla in mano a 6:26 dalla fine. McKenny, 3 falli di squadra per Verona, diventano 4 adesso con il fallo di Palermo, e quindi anche qui Massimo 6:24 con Verona nel bonus, bisognerà provare ad approfittarne, senza dimenticarsi però che bisogna continuare a giocare in maniera possibilmente fluida e non cercare in maniera cocciuta e testarda la penetrazione. Basta prendere situazioni di uno contro uno nella continuità di passaggi, e quindi non sul palleggio ma attaccando su una ricezione. Pini, bisogna andare al tiro, Legion da tre nell'angolo, ha spazio ma sbaglia, ma c'è Cinciarini, a rimbalzo d'attacco, grandissimo Daniele Cinciarini, Joy Saputo in piedi,
Joy Saputo in piedi a fianco a Cristian Pavani. Attenzione, sai che forse la notizia di serata potrebbe anche essere questa, non solo il risultato finale della partita. Joy Saputo salta in piedi sul canestro di Daniele Cinciarini per il più 9 Fortitudo. Il tiro di Jones da 3 sbagliato, Pini a rimbalzo d'attacco ma poi perde palla, la conquista Udum che si mangia un rigore, ancora Verona a rimbalzo d'attacco, Amato, ma è bravo Pini a rinvenire su di lui. Pini difende anche sugli esterni, poi però qui Amato è semplicemente più lucido e ha un po' più di fiato per andare a segnare il canestro del meno 7 per Verona. Non mollano gli scaligeri, Massimo. Sì, vabbè, loro hanno riaperto la partita, quindi vedono la luce fuori dal tunnel e quindi cercano di sfruttare al meglio le loro opportunità. Cinciarini! Però insomma, al meglio non proprio. Ecco. In questo caso no, ma no. Buon per la Fortitudo con Cinciarini che realizza il suo 14° punto. Riporta più 9 la Fortitudo. Stiamo per entrare proprio adesso nell'ultima mini metà di partita. 4:58 alla fine, più 9 Fortitudo, Green vuole palla, Udum spalle a canestro, non riceve, Amato prova a dargliela adesso, Amato va, beh, un buon fallo, non Amato c'è serve bonus. Udum, c'è il fallo, sì, sì, di Cinciarini. Sì, sì, è un buon fallo. La Fortitudo non è nel bonus, questo credo sia il terzo fallo di squadra per i bianco-blu, andiamo, esatto, così è, terzo fallo di squadra, è già nel bonus invece Verona, la rimessa effettuata da Amato, palla per Green, ancora Amato, 10 secondi per chiudere l'azione, si butta dentro, poi si arresta, Udom la tripla dall'angolo, sbagliata questa sera veramente Udom dalla lunga distanza, non c'è. Beh, buon per la Fortitudo, non è la sua specialità, no, assoluta il tiro da fuori, però è chiaro che se gli lasci il tiro aperto può far canestro. Mancinelli, possesso molto importante, ribalta al lato per Mechemi, al volo per Cinciarini, raddoppio di marcatura, Mechemi, bisogna andare al tiro, 3 secondi, Mechemi, serpentina, va al tiro ma sbaglia, molto corto, proprio sulla sirena dei 24, contropiede Verona, nell'angolo Jones, va dentro, Palermo non ci prova da 3, forse infrazione di passi, nell'angolo Jones, va dentro, si arresta da mezza misura, sbaglia, Tappin, sbaglia ancora, Udom su Pini, poi si tuffa Mancinelli, ma c'è ancora Udom, nell'angolo, Palermo se la prende la tripla, altro mattone, ancora rimbalzo d'attacco di Udom e gioco che si ferma per il fallo della difesa della Fortitudo a 3:53 dalla fine. Comunque ancora rimessa, quindi diciamo tempo guadagnato di gioco, e quindi è un buon fallo. Udom può fare benissimo queste cose, cioè nel senso di andare a rimbalzo offensivo, fare un po' il lavoro di Pini, no? E lui è in grado di farlo sicuramente in maniera molto positiva. 3:53 alla fine, 3:53 da giocare, Fortitudo ancora a più 9, 65-56, qui va a franare su Palermo Demetri Mechemi, stavolta il bonus c'è e ci sono anche i 2 tiri liberi per l'ex giocatore di Sant'Arcangelo. Sì, ma Mechemi non lo vedo sempre proprio inappuntabile a livello difensivo. Va in lunetta Palermo proprio sotto alla fossa dei Leoni, l'anno scorso con la maglia di Legnano, visto anche a Chieti e Capodorlando, 7,6 punti di media finora, va a realizzare il suo 7° punto personale, quindi insomma media abituale con la quale siamo perfettamente in linea, meno 8 per Verona, 65-57, va col secondo Palermo, poi ci saranno 3:51 da giocare, invasione di Amato sul secondo tiro libero sbagliato da Palermo e rimessa a Fortitudo. Diciamo che Verona ha sbagliato anche tiri aperti, quindi se vuol vincere la partita deve correggere anche la media di tiro in maniera più positiva. 3:45 alla fine, Mechemi più 8 e palla in mano, Fortitudo che è stata praticamente sempre in vantaggio, Verona solo sul 2-0 e sul 4-2. Ha messo il naso davanti, rischio di palla persa, ma c'è la rimessa per i bianco-blu con 11 secondi per andare al tiro. Prossimo impegno, lo ricordo ancora, sempre in diretta su TRC, ma su TRC Sport, canale 185 del digitale terrestre, venerdì sera a Faenza contro Imola, che ieri sera ha battuto Orzinuovi. Mancinelli si divora un rigore, si divora un rigore, contropiede Verona che a meno 8, Green va dentro, Palombella sbaglia, si lotta, rimbalzo d'attacco, tocca Gandini, possesso per Verona, poteva essere un canestro quasi decisivo, Mancinelli lo sbaglia, ma credo sia una delle
pochissime cose che gli si possono rimproverare. Penso questa sera. Penso che sia un po' stanco. Sai? Esatto. Time out, ecco il modo per farlo rifiatare un attimino il capitano, e forse non solo lui, lo fornisce Luca Dalmonte chiamando time out. Eccolo qua, Luca Dalmonte, seconda stagione consecutiva per il 54enne nativo di Imola. Dall'altra parte invece le 55 primavere per un Matteo Bonicioli che vuole portare a compimento la sua missione, e cioè riportare nell'Olimpo della nostra pallacanestro la Fortitudo. Chiama tutti in piedi la Fossa dei Leoni qui al Paladozza, e gli oltre 5.000, non c'è ancora arrivato il dato ufficiale, ma ovviamente con 4.801 abbonati si fatica davvero a intravedere un seggiolino giallo-verde qui al Palasport vuoto, Massimo? Sì, sì, i seggiolini non ne vedo vuoti, quindi... Ce n'è uno solo qui a fianco a noi. Qualcuno ma è stato occupato anche quello, no, quello sì, a fianco alla nostra ma magari postazione. Qualcuno è andato in bagno, ma è di ritorno. Ma tornerà sicuramente. 3-18 alla fine. Guardate che effetto coreografico da parte del Paladozza, come sempre da brividi l'atmosfera di questo Palasport e di questo pubblico, dalla incrollabile fede. Nessuna tempesta distruggerà la nostra fede, lo striscione che campeggiava ovviamente anche i tempi in cui Massimo Magri era in panchina assieme a Charlie Recalcati. Erano emozioni veramente forti. Eh sì, anche perché il primo scudetto storico della Fortitudo ha portato anche la firma di coach Massimo Magri. Ora il fallo credo della difesa della Fortitudo, che manderà in lunetta, attenzione, con due tiri liberi Verona, che ha così la possibilità di riavvicinarsi a meno 6 a 3 minuti e 14 dalla fine. È il quinto fallo di Gandini. Partita lunga. Eh sì, non è ancora finita. Quinto fallo di Luca Gandini, che chiude la partita senza alcun punto realizzato, con la solita grande dose di generosità e di sacrificio, ma nulla dal punto di vista realizzativo. Invece segna Jones il primo tiro libero, 19 per Green, 12 per Jones e 9 per Amato. Comunque, questo il fatturato. Ovviamente Green e Jones sono i due giocatori che ho, ecco. Qui Pini si fa scippare da Amato, sì, attenzione sì. Sull'errore al secondo tiro libero per Verona, che quindi ha meno 7 in possesso di palla. Udom, ultimi 3 minuti, Verona prova l'ultimo disperato tentativo ed è ancora a tutte le possibilità per tornare in partita. Palermo segna la tripla, ma arriva fuori tempo Massimo. Buon per la Fortitudo, perché coach Magri sarebbe stato il meno 4 per Verona. Sì sì, è chiaro che la Fortitudo, sai, comincia a essere un po' stanca e quindi non c'è più la lucidità anche a livello difensivo che c'era all'inizio. Questo è normale, soprattutto può essere anche in difesa, in attacco, che diciamo può mancare quella lucidità per prendere i tiri giusti. Amici, 2:44 alla fine, più 7 palla in mano, Pini più 9. Ma ci pensa Pini, ci pensa Pini. Comunque, con l'ottimo se, ecco, come a volte ho già detto, in questo caso Pini una pizza a Mancinelli gliela offrirà, credo può sì. Offrire, sì, tra, sì, ma anche amici, due o tre assist nel primo tempo, insomma, per me un paio di giocatori ai quali offrire la pizza ce l'ha. Però insomma 16 punti, tanta farina anche del suo sacco, perché poi no, devi però, sempre farti trovare se lì. Se fossi Bonicioli glielo offrirei. Eh sì, anche, sì, esatto, sì, sì. Perché poi bisogna farsi trovare pronti, sì, all'appuntamento, sì, con la ricezione per un lungo. Non è mai semplice anche riuscirsi a coordinare col corpo, così come invece riesce a fare con grande disinvoltura il 25enne nativo di Carpi. Più 9 quindi per la Fortitudo, 2:30 alla fine. Palermo, su di lui amici, entrambe le squadre nel bonus. Green, cambio di difesa accettato dalla Fortitudo, con Pini su Green, lo costringe a un tiro tutt'altro che facile, sbagliato, gli ha oscurato la visuale, rimbalzo di McKamey e ossigeno ancora di più per la Fortitudo. Beh, questo era un tiro importante per Verona, sai, adesso il tempo comincia a passare, comincia a essere poco, se la Fortitudo gestisce bene questa azione diventa difficile dopo per Verona recuperare. Mancinelli, spallacanestro, 2 minuti alla fine, Cinciarini alla tripla, partita, la sbaglia
salta e comunque conquista Jones. Comunque un tiro aperto ci stava. Sì, ci stava. Non ecco, ci sta invece. Non deve accadere per sì. La fortitudo perché sì. essere lenti a schierare la difesa in questi casi può essere fatale. È fatale non schierarsi in difesa e può essere fatale anche concedere un gioco da tre punti a Green. 21esimo punto per l'ex giocatore di Tortona e soprattutto tiro libero aggiuntivo che a 1 minuto e 49 dalla fine può riportare ancora a meno 6 Verona, 67-60. A segno l'aggiuntivo, 22esimo per Green. Partita ancora aperta. Sì, rimangono due possessi pieni di vantaggio alla Fortitudo. Pini, 1-40 alla fine. Pini palleggia, va dentro, appoggia, sbaglia, forse fallo non fischiato. Dall'altra parte Palermo, lo scarico per Green che non si prende la tripla, va dentro nell'angolo, Amato fa saltare Amici, la prende lui la tripla ma invece viene controllata da parte di Amici e poi il fallo della difesa, grandissima difesa da parte della Fortitudo. Sono d'accordo. Si lamenta non so per che cosa onestamente Dal Monte, forse per il tiro da tre punti in precedenza, ma insomma alla fine qui ci sono i due tiri liberi per la Fortitudo con Daniele Cinciarini a 1:27 dalla fine della partita. Dal Monte voleva il fallo sul tiro da tre precedente. Beh, si potrebbe contestare anche il tiro su Pini, insomma. Sì, c'era il fallo anche forse su Pini prima. Sì. Due tiri liberi invece per Cinciarini a 1:27 dalla fine. Segna il primo, 68-61. Va col secondo il 34enne nativo di Cremona, mentre Dal Monte ancora si lamenta con gli arbitri. 2-2 per Cinciarini, 69-61. Adesso Verona ovviamente deve cercare anche dei tiri un po' rapidi per sfruttare al meglio il tempo rimasto. Udom da 3 centrale, ancora un errore, salta e controlla McKemi, 1-14 alla fine. Mancinelli, bisogna superare la metà campo. Lo fa Mancinelli col passaggio per Pini, si torna da Demetri McKemi, più 8, un minuto esatto alla fine. McKemi, 6 secondi per andare al tiro, Amici, palla per Cinciarini, poi Amato, recupera palla, contropiede, si incarta da solo, la perde, incespica da solo. Speriamo, no, tutto ok perché mi è sembrato proprio anche perdere il controllo della palla. Sì, sì, però per fortuna è stanco, tutto bene. È stanco, sì, sì, no, sì, diciamo grande stanchezza. L'ho proprio visto andare il giocatore in una direzione e la palla in un'altra. Però Amato si è ripreso, tutto ok, la partita è sostanzialmente nelle mani della Fortitudo. Verona è davvero stanca, ma lo è anche la Fortitudo. Due squadre che hanno risentito di un primo tempo di grande dispendio di energie. Seguiamo questa azione, 40 secondi alla fine, più 8 per la Fortitudo. McKemi segna il canestro che suggella la vittoria della Fortitudo, meritata direi per quello che si è visto nel corso dei 40 minuti. La Fortitudo sale a quota 10 punti in classifica. Ora il fallo della difesa che manderà in lunetta Amato con due tiri liberi a 29 secondi dalla fine. Dal Monte si lamenta ancora, ma insomma è stato in vantaggio 25 secondi su 40 minuti. No, ma non è solo poteva quello, poteva esserci quel fallo precedente, ma ci stavano le anche occasioni. Verona le ha avute, ha avuto tiri aperti, non li ha messi, poteva veramente piegare le gambe alla Fortitudo, non c'è riuscita. E quindi è chiaro che dopo non è un episodio di un fallo in più o in meno che può decidere questa partita. Sbaglia Amato il primo tiro libero, 29 secondi alla fine, ha giocato comunque un'eccellente partita Amato. Beh, è stato uno degli artefici del recupero. Sì, con il suo decimo punto, con il secondo tiro libero mandato a bersaglio. 71-62, più 9 Fortitudo, vediamo se Verona ricorre al fallo sistematico, per il momento no, anche perché adesso si rischia con la nuova interpretazione del fallo antisportivo. Verona non fa fallo, preferisce arrivare alla fine, più 9 quindi Fortitudo, si potrà andare al tiro, 4 secondi di differenza fra i due tabelloni. McKemi, 5 secondi, McKemi per Mancinelli nell'angolo, Amici, bisogna tirare, non lo fa Amici, scadono i 24 secondi, mancano 4 secondi alla fine della partita, più 9, andiamo già con un commento massimo, anche se Verona andrà con l'ultimo tiro, la Fortitudo vince la sua quinta partita sulle 6 disputate. Amato in possesso di palla,
vediamo, va al tiro, va a sbagliare, finisce 71-62. Coach. Ma allora, ovviamente vittoria meritata, impostata molto bene all'inizio, questo vantaggio che la Fortitudo si ritrova alla fine è frutto dei primi 20 minuti, poi ha gestito la partita, le risorse fisiche sono un po' venute a mancare e ha azzeccato anche tatticamente la partita, nel senso che ha aggredito e ha giocato con grandissima intensità difensiva. Mi è piaciuta a tratti nella prima parte della partita in attacco, un po' meno nella seconda parte. Verona forse è più forte di quello che non ha fatto vedere oggi, ma capire qual è il, come dire, il merito della Fortitudo e il merito di Verona non è facile. Finisce la partita, la Fortitudo vince 71-62, i 16 punti di Cinciarini, di Giovanni Pini, i 12 di McKamey da una parte, i 10 di Capitan Mancinelli dall'altra, i 22 di Green. Rimanete su TRC, rimanete su Radio Nettuno, una decina di minuti dopo la fine della partita saremo nuovamente in diretta per sentire le parole dei protagonisti, mentre il saluto della squadra al centrocampo e mentre anche Joey Saputo va sotto alla Fossa dei Leoni. Direi di rimanere un attimo sulle immagini, inquadrando Joey Saputo che saluta in campo i tifosi della Fortitudo, proprio a centrocampo in questo momento. Joey Saputo riceve l'applauso del pubblico del Palladozza. Grazie a coach Massimo Magri. Grazie a te Andrea, buonasera a tutti. Eccolo qui ancora Joey Saputo con il presidente Cristian Pavani, chissà se riusciremo a intervistarlo nel post partita. Grazie a tutti da Andrea Tedeschi, a tra poco con le interviste in diretta.